Tre video, è il terzo video che registro oggi e non ho fatto la sincronizzazione, nessuno dei due prima, ma porca di quella California, California tantissimo. California. Si è bloccata la registrazione e vedevo lì che era ancora fermo quando noi ci stavamo preparando la squadra, quindi probabilmente tutto quello che io avrò detto sarà da buttare e quindi ve lo ridico adesso. Prima mi cambio naturalmente la magliettina, no, la metto così, allora gliela metto rossa che comunque sono dei gay, stanno bene. Signori, ho preso l'allenatore nuovo, ho fatto la bellissima squadretta, ci ho messo Cavani, Dybala, Insigne, Sané, Khedira, Bruno, Evra, Acerbi, Koulibaly, Lichtsteiner e Reina, praticamente gli stessi giocatori che stavano giocando prima. Ho sistemato anche tutte le cose, come infatti ho detto prima, ho messo qui contropiede su Cavani, perché non ne ho idea, e linea difensiva bassa. Se con questo allenatore, con Simeone, sapete qualche strategia da mettere o se ne capite, insomma, no, consigliatemi, perché Crisabo lo sapete che vi ascolta sempre. Intanto abbiamo trovato Dario 85 che gioca in divisione 4 e ha 795 punti, 99 partite, 57 le ha vinte, 27 perse e 15 pareggiate. Andiamo anche a vedere se è un crossaro di merda. 1-2, duello aereo, tiro dalla distanza, fa segna di cross al 18%, noi comunque siamo scesi, cross, vedi, tipi di gol, cross, 5% per Chris. Vuol dire che Chris non è un senza mani, come qualcuno dice nei commenti, no? Commenti che voi naturalmente non vedete, perché ricordo sempre che il mio YouTube ha una sezione che si chiama Merde, no? E appaiono tutti gli insulti, i commenti alle mamme, no? Tipo qualcuno che ha scritto sotto la canzone parodia, è una fottuta canzone fatta per ridere, no? È fatta per ridere, non è che mi scrivi fai schifo tu e la canzone, grazie per aver lasciato il tuo commento, sarebbe da rispondergli, come dice Marco, la diplomazia prima di tutto. Signori, ci siamo, vai, passo la palla e si inizia. E comunque Cavani è stronzo, dai. Ho appena detto comunque che Chris non è un fottuto crossaro, però abbiamo fatto un passaggio filtrante, l'abbiamo messa dentro. Potrebbe sembrare di quello, invece no. Naturalmente poi a uno potrebbe venire la domanda: Chris, ma come mai hai lo spirito di squadra così basso? Perché l'allenatore l'ho preso adesso, gli ho fatto aumentare la familiarità al 100%, però non ho allenamenti tattici. E per fare gli allenamenti tattici bisogna fare i ball opening, e per fare i ball opening bisogna avere i GP, cosa che noi non abbiamo, quindi piano piano crescerà. Io naturalmente credo lo metterò a giocare le divisioni sim, no? Così magari ci becchiamo qualche punto in più di spirito di squadra la prossima volta, però per oggi ci accontenteremo di questo. Poi questo volevo farvelo vedere anche perché così riuscite a consigliarmi, no, qualcosa, riuscite comunque a darmi dei consigli. Io me lo setto bene, questo episodio sarà solo per farvelo vedere. Poi una volta che voi mi avrete dato i vostri consigli, io me lo setterò bene e ci riproveremo. Non mi ha selezionato il difensore, bella insomma, bella. Oh, e basta! E mannaggia il carro! Bella che non crossava, sì. Non è un granché come partita, non è un granché. Cioè, lui non fa altro che crossare. Io sto cercando di fare i passaggi che però non mi riescono. E così siamo in stallo. Vedi? Lui crossa, io cerco di fare i passaggi. Doveva farmi un passaggio di prima comunque, Dai. Dybala di sinistro di piatto da due passi me la sbaglia. Ma manco se avesse fatto la peggior festa ubriacona del mondo con cocaina e cose varie. Finalmente però ha smesso di caricare la mia sigaretta elettronica, quindi almeno posso svappare tranquillo. Vi dirò che voglio provare a cambiare qualcosa. Voglio cambiare Dybala. Ci metto Insigne come seconda punta. Cavani come prima punta. Qua ci voglio mettere Bella Rabbi. Aspetta, Jovetic? A 88? E mettiamoci Jovetic. Proviamo.
Bravo Jovetic. Non era per lui, era per Wilshere che stava arrivando, eh. Non fare i giochetti che poi te li fa anche Crisabbo, guarda. Non vanno a buon fine, però Crisabbo ci prova. Vai Sané, vai Sané. Dove cazzo l'hai lasciata la palla? Ubriacone molesto. Bravo Jovetic. Bravo Jovetic. Bravo Cavani. Bravo Jovetic. Bravi tutti e due. Tutti e due. Una svapata per voi. No, non c'è tempo. Perché questo rinizia subito. Rinizia. Cavani ci è arrivato dopo. Ci è arrivato. Vai Lorenzino. Non ci credo. Un altro palo. Cazzo. Nell'episodio di ieri ne ho beccato tre di legno, adesso uno, e dai, ma che cazzo è? È la sagra dei pali oggi. Sono tre anni che schiaccio, lo sentite? Lo sentite? Guarda che passaggi del cazzo che mi fa, guarda. Guarda, guarda. Ah, peccato. Dai, che passaggi di merda. E fischia, e dai. È la seconda, signori, che vinciamo. È la fottuta seconda partita. Stiamo andando bene, ma tanto lo so che arriveremo all'ultima e perderemo malamente. Perderemo malamente, come le peggiori merde di questo PES. Lui ha fatto 11 tiri, 9 in porta. Ma dove? Ma dove? 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 No, perché poi i ragazzi vedono 11 tiri in 9 in porta, io non gliene metto neanche uno, perché avrà fatto 3 tiri in porta questo, decenti, no? 3 tiri in porta avrà fatto, poi dicono che sono io che taglio, sai, quando prepari il video, no? Tu gli hai tagliati 11 tiri, lui non ha segnato. No, è che se tiri da 60 metri, è una merda, ha fatto 3 cross e li ha mandati fuori, cosa ci devo fare io? Vi devo mettere i cross che vanno fuori? Che cazzo di editing è? No? Comunque, è la seconda che vinciamo. Io ve lo ricordo, signori, Guardate lì. 6 punti, 2 partite. Se le vinciamo tutte e due, ci salviamo. Se non le vinciamo tutte e due... Divisione 5, Noi non le vinceremo mai tutte e due, perché l'ultima non ce la farà mai vincere, mai. Io ve lo dico già in anticipo, per non, no? Per non farvi rimanere male alla fine. Comunque stiamo vincendo, stiamo andando bene, ci stiamo anche divertendo, quindi gli episodi li metto. Cosa andrò a farmi adesso, signori? Io, signori, adesso andrò a farmi una partita, probabilmente in divisione sim, così questi ragazzuoli che voi vedete qua adesso mi recupereranno un po' di resistenza, e una volta che mi avranno recuperato la resistenza registro un altro episodio in divisione e vediamo cosa riusciamo a fare. Perché non mi fido a mettere la squadra a 5 stelle. Non mi fido, non mi fido. Io mi piace, ecco perché mi piacerebbe poter fare le live, perché così voi me lo dite in anticipo. Se, cioè io vi, se io in live adesso vi chiedessi: ragazzi, ci facciamo una partita novellino in divisione sim con le palle bianche per recuperare la resistenza, o volete vedere la squadra 5 stelle come riesce a perdere? E io vorrei avere la risposta subito. Ecco perché mi piacerebbero fare le live. Ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, abbiamo fatto una bella partita, niente di straordinario, però abbiamo vinto 3-0. Come già detto, vi saluto e vi ringrazio per essere stati qui, per essere passati da queste parti anche oggi. Come sempre, se il video vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi al canale, e qui lo ribadisco anche oggi. Se non sei un iscritto, cioè se io non ti vedo nella lista degli iscritti, e tu mi chiedi di dedicarti un ball opening, di salutarti, non hai mai commentato un mio video, non hai... magari sei un utente nuovo, quindi continua a commentare, continua a dirmi la tua, continua a dirmi come la pensi, eccetera, eccetera. Che anche se non siamo d'accordo, non c'entra niente, non c'entra niente, che comunque prima o poi ti saluterò nei miei video, come faccio con tutti gli altri. Signori, detto questo, vi saluto e vi ringrazio, noi ci vediamo domani con un nuovo video. Come sempre, se il video vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi al canale di Crisabbo, se ancora non l'avete fatto, a passare da qui ogni giorno, perché ogni giorno c'è un video nuovo su PES alle 15, no? Che bello, che bello, che bello. Detto questo, signori, ci vediamo domani con un nuovo video, ricordatevi di divertirvi, e che in fondo siamo tutti un po' nabbi, anche quando ci mancano due partite che non vinceremo mai. Bella, signori!